Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche con ospiti e approfondimenti sociale, ambiente, energia, sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione. Esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli. Il programma è realizzato in collaborazione con Extra e Lega Ambiente. Eccoci qui amici che ci seguite in radio e non solo, in queste frequenze 98.5, 106.1 e da ora in avanti non solo lì. Esatto. Buongiorno, ben trovati, ben sintonizzati a questo terzo appuntamento con le buone pratiche. Massimo Gianni. E Greta Settimelli. Sì, il primo del 2018, quindi insomma buon anno a chi ci ascolta. Siamo un po' pecchiamo un pochino perché ci sarebbe voluto una bottiglia di Chambord. Esatto. Ma insomma figurativa, ce la immaginiamo. Sì, è il terzo appuntamento e questo andrà anche, come dicevi giustamente tu Massimo, in TV, quindi Arezzo TV, canale 214 del digitale terrestre, esattamente in replica ovviamente questa sera alle 21, quindi la nostra trasmissione sbarca anche in televisione, grazie a Extra che insomma ha messo insieme questi due mezzi di comunicazione, che già questo, come spesso abbiamo ricordato, è una buona pratica. Di che cosa parliamo? Comunque vada, sarà un successo. Esatto, e questo ne siamo certi. Allora, iniziamo il nuovo anno, insomma, con un messaggio secondo me anche molto bello, di speranza e di veramente di sguardo al futuro, perché abbiamo uno studente tra i nostri ospiti, c'è un'altra studentessa che ci aspetta al di là delle, possiamo dire anche delle telecamere, perché insomma a questo punto siamo in TV, ma diamo ovviamente il benvenuto a Fabio Frangipani, servizio comunicazione corporate di Extra. Buongiorno a tutti. E a Valentina Mariottini invece di OpenCom. Buongiorno. Che è proprio l'organismo insomma che poi, come dire, manda questi ragazzi, dobbiamo dire così, insomma, fuori dal loro territorio amico, tra virgolette, ma li manda in un territorio altrettanto amico che è l'Europa. Europa, perché oggi parliamo di generazione Erasmus. Ecco. Giusto? Oh, allora, formazione professionale all'estero degli studenti italiani degli istituti professionali. Esatto. E ovviamente noi ad Arezzo abbiamo OpenCom, quindi è una bellissima realtà, noi abbiamo visitato. Svolge un ruolo fondamentale. Anche la loro sede. E allora inizierei proprio da... direi da Angelo Costandini, spero di non averti ribattezzato. No, preciso, precisissimo. Ecco, e tu sei uno studente che ha partecipato a due addirittura, quindi insomma ti è piaciuta questa cosa, l'hai fatta due volte, due progetti Erasmus, e provieni dall'Istituto Bandini di Siena, quindi si guarda Massimo non solo alla realtà aretina ma a quella quantomeno toscana, ma poi capiremo nazionale. Velocemente Angelo, perché partecipare a questa esperienza? Poi sentiremo ovviamente anche Fabio e Valentina. Buongiorno Massimo, buongiorno Greta, vi ringrazio per questa opportunità e ci tengo in due secondi a ringraziare Extra per la possibilità che mi ha dato ad essere qui oggi a Fly Radio, anche perché mi diverte sempre parlare di Erasmus. Io ho fatto ben due Erasmus, come hai detto tu prima, e sono state due esperienze fantastiche. Ti migliorano sicuramente, ti rendono più indipendente e ti aiutano anche a diventare a crescere, ti aiutano a diventare una persona più matura, e quindi io direi altre mille volte sì all'Erasmus. Queste sono in breve le parole che dico sempre quando parlo di Erasmus. Ecco, è una bella botta di vita. Ecco, tu sei uno studente universitario adesso? Sì, in questo momento sto facendo economia a Firenze. E quindi insomma so che hai raccontato anche nel tuo percorso di studio questa esperienza, poi magari ti carpiamo questo ricordo. Vabbè. Però assolutamente Fabio Frangipani, ecco, insomma, perché Extra si impegna in questo settore, insomma, perché si guarda al futuro con questi ragazzi, e poi sentiremo anche Valentina. Beh, il capitolo più ampio, il motivo per il quale l'azienda si occupa di progetti Erasmus, che potrebbero sembrare molto distanti dal nostro core business, diciamo così, è perché comunque un'azienda come la nostra, che poi fra l'altro in prima mandata di proprietà pubblica a tantissimi comuni che sono i nostri proprietari, seppur indirettamente, ebbene, la responsabilità sociale d'impresa per noi è un capitolo importantissimo.
all'interno di questo capitolo ci occupiamo anche di Erasmus Plus e di progetti che riguardano i ragazzi degli istituti professionali, molti dei quali un domani potrebbero essere alle dipendenze di Estra, quindi essere assunti da Estra, oppure essere assunti da fornitori di Estra, o comunque entrare nel mondo del lavoro di questa nazione. Allora, quindi contribuire attraverso anche il partenariato con OpenCom, che nello specifico si occupa di scrivere i progetti e di gestirli. Comunque contribuire a portare queste opportunità a tante scuole italiane e a tanti ragazzi italiani, per noi è non solo un punto di orgoglio, ma la convinzione di fare una cosa positiva e portare un beneficio importante. Ecco, questo è il motivo. Ecco Fabio, proprio una delle problematiche principali in Italia riguardo la scuola è proprio questa distanza tra scuola e lavoro, quindi questo è diciamo quello che, di cui stai parlando te, è veramente di un'importanza vitale. Brevemente posso dire che in questo senso l'Erasmus Plus è plus, come vogliono che si dica, fa parte diciamo di un progetto nel progetto di Estra, perché noi lavoriamo nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro con grande impegno. In tutte le nostre sedi in Toscana e fuori dalla Toscana ci sono ragazzi, in tutte le aziende del gruppo ci sono ragazzi che provengono dagli istituti professionali, che vengono anche quelli nazionali, che fanno alternanza scuola-lavoro diretta. In questo capitolo i progetti di Erasmus Plus sono progetti che invece l'alternanza la fanno non presso le nostre sedi ma all'estero. Importantissimo ridurre questo gap esistente appunto fra mondo della scuola e mondo del lavoro. I ragazzi in questa maniera entrano già pronti, ma non solo tecnicamente, quello che ci interessa anche dal punto di vista relazionale ed esperienziale. Questo è l'altro grande vantaggio dei progetti Erasmus Plus. Allora, la buona pratica che è proprio al centro della nostra trasmissione è questo progetto che si chiama Power Generation, che è appunto l'ultimo progetto finanziato per un importo di 735.000 euro. Ce ne parla Valentina Mariottini, perché appunto è responsabile di tutti i progetti. Ti passo il microfono poi, prego. Allora, il progetto Power Generation è un progetto a livello nazionale, coinvolge 21 scuole, e promosso da Estra e coordinato da OpenCom. Cosa succede nei programmi, nei progetti Erasmus? I ragazzi, viene data un'opportunità ai ragazzi di andare all'estero per 2 mesi, in questo caso nel progetto specifico, e fare un'esperienza lavorativa all'estero di alternanza scuola-lavoro. Quindi è una vera pratica per la prima volta per alcuni, per altri hanno già fatto esperienze magari nazionali, però per i ragazzi si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro, e questo è molto importante. Vengono supportati e seguiti da un tutor come sono io nel caso di questo progetto qui in Italia, e vengono anche supportati e seguiti da tutor all'estero, quindi li seguono nel loro percorso di crescita e di lavoro, perché poi fanno attività lavorative, in questo caso attività sulla green economy e sulla sostenibilità ambientale. Quindi ragazzi di istituti professionali e tecnici si affacciano ad attività lavorative nel loro settore di studio, ma anche nel settore più grande della green economy. E il progetto Power Generation appunto coinvolge in questo caso 168 studenti provenienti da più regioni italiane e anche 63 professori, perché per la prima volta abbiamo provato anche a inserire le mobilità dello staff, così vengono chiamate in terminologia Erasmus, e questi professori fanno esperienze di job shadowing all'estero, quindi vanno a osservare un po' altre buone pratiche per vedere come poter aiutare i propri studenti a inserirsi nell'ambiente lavorativo, come si tratta l'alternanza scuola-lavoro all'estero, perché in Italia c'è un sistema di riforme ben diverso da altre nazioni europee, e questo sicuramente aiuta i docenti che vengono coinvolti in questo a entrare ancora più ad aiutare i propri ragazzi, perché oggi come oggi diciamo il tema caldo dell'alternanza diventa importante anche per chi ci lavora strettamente come il docente, il corpo docente. Certo, che poi segue insomma questi
ragazzi. Massimo. Ecco, una volta, io, insomma, 30 anni fa, quando facevo l'università, io mi ricordo che partivano diversi studenti, la destinazione, diciamo, standard era Inghilterra, qualcosa in Francia, qualcosa in Spagna, però diciamo che erano queste tre nazioni principalmente coinvolte in questo progetto. Invece adesso Fabio si è diciamo allargata macchia d'olio. Sì, dunque di pure che sono vecchio, insomma. No, semmai lo posso dire per entrambi, siamo vetusti. No, ma a parte i scherzi, sì, c'è da tenere rispetto all'Erasmus universitario, qui c'è da tenere presente una cosa: si tratta di ragazzi degli istituti superiori, ok, delle scuole superiori, quindi quello, il driver fondamentale per la qualità del progetto è il tipo di esperienza lavorativa che questi vanno a fare. Quindi, naturalmente, il nostro progetto, come diceva giustamente Valentina, siamo nel settore dell'energia, riguarda questa cosa. Quindi, quando chiediamo al nostro partner, in questo caso OpenCom, di fare una selezione in Europa di aziende, noi cerchiamo aziende che performino nel modo migliore nell'ambito del nostro settore. Quindi, da questo punto di vista, l'aspetto diciamo geografico è marginale. Per noi è importante trovare aziende che siano diciamo di un certo livello. Poi, come diceva Valentina, siccome muoviamo numeri molto importanti, sarebbe quasi impossibile trovare soltanto in un luogo la possibilità di collocare scusate, di collocare tantissime persone, quando poi in queste nazioni anche le stesse aziende dove noi mandiamo ragazzi a loro volta sono coinvolte nei progetti nazionali. E poi diciamo l'aspetto linguistico è un altro aspetto importante che anche in questo caso il programma Erasmus Plus prevede con un corso, ma magari su questo anche la Valentina ci può dare delle delucidazioni migliori successivamente. Merito, sì, sì. Volevo risentire un attimo la voce di Angelo, perché lui ha partecipato anche a questa giornata celebrativa dei 30 anni dell'Erasmus, dove hai portato diciamo la tua esperienza. Allora, se dalla parte di là ci fosse uno studente che ci ascolta, come trasferiresti diciamo la tua esperienza per fare in modo che, insomma, tra virgolette, gli venga voglia anche a lui di partecipare a un progetto, o che capisca, insomma, che cosa ti lascia questa esperienza? Certo, naturalmente le mie esperienze sono state assolutamente positive, quindi le racconto con estremo entusiasmo. Lo consiglierei a tantissimi studenti, a tutti gli studenti italiani, anche perché, come ho detto prima, è un'esperienza unica che ti si presenta nella vita e che comunque ti aiuta a vedere, insomma, ti dà l'opportunità di conoscere nuovi paesi, nuove culture, nuove persone, di intraprendere nuove relazioni, che siano comunque di amicizia o in qualsiasi tipo. E comunque ti aiuta a crescere, a diventare più indipendente, come ho detto prima, e soprattutto anche per chi fa gli istituti tecnici, per chi ha fatto l'istituto tecnico come noi ragazzi che partiamo in questi progetti qui, ti aiuta a intraprendere una strada parallela a quella scolastica, ovvero di toccare con mano e mettere in pratica quello che hai studiato nei banchi di scuola. C'è un ricordo, un aneddoto di questi due viaggi che ci puoi regalare? Ma di che tipo precisamente? Anche della vita quotidiana che magari non ti aspettavi di trovare, che non, insomma, che ti ha dato questa esperienza. Beh, sicuramente. Non dire che ti è mancato il caffè. Volevo arrivare al caffè perché prima dell'inizio della trasmissione stavamo discutendo. Greta, devi capire che sono schiavo della battuta. Esatto. peccato perché il caffè, per chi è amante del caffè, andare all'estero è un po' complicato, perché non si riesce spesso a trovare quello fatto a modo, ecco, quello che noi amiamo bere qua in Italia, ecco. E quindi è stato un po' difficile andare avanti sotto questo punto di vista, però meno male, insomma, ci sono state tanti altri aspetti positivi che mi hanno fatto scordare di questa sensazione, ecco, della mancanza del caffè. Esattamente. Ecco, insomma, invece un ricordo positivo? Ma ricordi positivi ce n'è tantissimi, perché ho conosciuto tantissime persone, ho avuto la possibilità di convivere con ben 8 ragazzi della erano miei coetanei, quindi della mia stessa età, per 2 mesi in Irlanda e 2 mesi in Portogallo. Quindi comunque di esperienze positive ce ne sono state sia all'interno dell'azienda in cui lavoravo,
perché comunque ho imparato nuove mansioni. Ad esempio quest'anno ho progettato una villa di più di 200 metri quadrati, quindi è stata una grande soddisfazione. Ero seguita da un architetto che era il mio tutor, però comunque sono state grandi soddisfazioni. Quindi ricordo in Portogallo invece ho fatto un plastico di un progetto che era già fatto e l'ho messo in pratica per farlo vedere al cliente in modo migliore. La seconda in Irlanda invece ho fatto un progetto prima in 2D e poi in 3D tramite SketchUp. Insomma, ti sei dovuto organizzare con la lingua, con le abitudini di quel paese, con questo, no? Credo che sia l'arricchimento personale, certo, no? Certo, mi ha aiutato molto a crescere anche sotto questo punto di vista, assolutamente, anche perché lì sei indipendente, non è nessuno che ti dice, insomma, quello che devi fare. Esatto. Sei te che ti devi organizzare la giornata, organizzare il tuo lavoro, e quindi è stato assolutamente fantastico, davvero. Dico solo una cosa veloce, ne abbiamo visti partire tantissimi ragazzi, centinaia, e guardiamo i loro occhi quando partono, perché facciamo le giornate informative, partono ragazzi, tornano uomini, partono ragazze, tornano donne. Insomma, questo è molto bello, da mamma lo dico, insomma, complimenti, che poi bisogna anche lasciarli andare sti figlioli, diciamocelo. Dai, andiamo in pubblicità. Va bene, allora ci fermiamo un attimo, restate con noi, a tra poco. Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche. Con ospiti e approfondimenti. Sociale, ambiente, energia. Sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione. Esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13. E sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni. Con Greta Settimelli. Il programma è realizzato in collaborazione con Extra e Lega Ambiente. Ed eccoci alla seconda parte, siamo stati di parola, restate un attimo con noi, quindi siamo di nuovo qui a presentare un nuovo ospite. Sì, ricordiamo che la buona pratica di questa settimana si chiama appunto Power Generation, questo progetto che è sostenuto da Extra e poi gestito da OpenCom. Abbiamo fatto un cambio dello studente, diciamo così. Lei si chiama Elisa Monaci ed è dell'Istituto Fossombroni di Arezzo, quindi aretina. E sta frequentando credo il quinto anno, no? Sì. Sì. Quindi siamo diplomandi. Diplomandi. E quindi, insomma, volevamo capire anche da lei quella che è stata un po' la sua esperienza. Sicuramente è un'esperienza che ti cambia tanto. Perché comunque pensare che a 18 anni parti per 2 mesi da sola, penso che sia veramente un sogno. Torni sicuramente anche con un bagaglio culturale molto più ampio, perché incontri così tanta gente da così tanti posti. Perché la state sistemando? No, c'è un fuori onda che non era, sdondolava. Va bene, okay. Quindi sì, è una cosa che ti cambia davvero tanto e ti fa crescere proprio a livello anche personale, sì. Insomma, come dicevamo. Sì, alla fine ti devi gestire da solo, perché non hai nessuno, non hai la mamma, il babbo, che ti fanno le cose o comunque che ti possono aiutare, ti devi autogestire. Però, insomma, ci sono dei tutor che assolutamente seguono questi ragazzi, in questo caso Valentina, ma Fabio li vive un po' come, insomma, come suoi protetti, lo vedo da come... L'abuelo, diciamo, il nonno. Che fa le parti della chioccia, dai, esatto. Vedo bene. Esatto. Il chioccio. Ecco, quindi, insomma, appunto, Fabio, come dicevi prima, partono ragazzi e tornano donne, insomma, con questo progetto Power Generation, dove andrete a formare questi ragazzi su uno specifico settore, che cosa porteremo a casa? No, allora dunque, no, volevo soltanto dire che nel caso specifico lei non è partita con Power Generation, okay, ma con un altro progetto, però il concetto è sempre lo stesso. Io credo che lei facesse parte di un progetto, Valentina, sì, correggimi. Sì. Siamo sul turismo. Non per caso, è un progetto promosso da un istituto scolastico, gestito sempre da OpenCom. I ragazzi fanno sempre esperienze all'estero, però invece che sul settore green fanno esperienze sul turismo in questo caso. Quindi fanno esperienze pratiche su settore alberghiero, ristorazione. Elisa però fa parte del Fossombroni, che comunque è una scuola che invece partecipa anche al progetto di Power Generation. Quindi è una scuola in questo caso che assume che partecipa a 2 progetti diversi. E per tornare anche al discorso di prima, Elisa fra l'altro è andata in una destinazione un po', diciamo,
tra virgolette sconosciuta, passiamo il termine perché sconosciuto non è, che è Vilnius in Lituania, ma che è molto diciamo particolare come destinazione, perché siamo abituati appunto all'Erasmus, magari quello universitario in Inghilterra, in Spagna, perché sono sicuramente destinazioni più amate anche dagli studenti che partono, però in realtà sono destinazioni, ci sono tante altre destinazioni che danno tante opportunità di grande qualità anche ai ragazzi, come per esempio a Vilnius, che, dove i nostri studenti si trovano benissimo, fra l'altro, perché veramente è una risorsa da un punto di vista, per tornare sul progetto di Power, anche delle energie rinnovabili, molto avanti dal punto di vista tecnologico, ma anche su quello che è poi la nuova frontiera del turismo, che può essere il turismo anche tornando al green o comunque la sostenibilità del turismo, è una nuova frontiera anche dell'Europa, perché poi ci rapportiamo con obiettivi europei quando scriviamo progetti, quando OpenCom gestisce e progetta, perché poi facciamo anche questo oltre che la gestione, si trova a dover informarsi, quindi dove, qual è il modo migliore per dare opportunità ai propri studenti, agli studenti delle scuole, su quali obiettivi, innovazione è una parola d'ordine, esatto, come far crescere le competenze, non solo quelle base ma anche le skills magari meno diciamo che vengono all'occhio, ma più nascoste, come sono quelle emotive, relazionali, comunicative, tutte quante molto importanti poi per l'inserimento lavorativo. I progetti Erasmus hanno questo di positivo, oltre l'esperienza bella, che i ragazzi tornano con occhi diversi, con sguardi diversi, ma l'esperienza Erasmus danno a loro delle capacità e competenze che vengono riconosciute poi, quindi ricevono dei certificati che danno a loro, sì, sono stato a Portogallo, a Vilnius, in tanti altri posti, però ho vissuto una bella esperienza, ma questa mi viene riconosciuta dalla scuola, perché molte scuole la riconoscono come alternanza scuola-lavoro, quindi hanno comunque dei crediti ragazzi, ma viene riconosciuta anche nel mondo lavorativo, perché poi i ragazzi hanno capacità e competenze acquisite in un altro posto, ma che poi riportano in Italia. Ecco, c'è proprio un certificato che si chiama certificato Europass Mobility. Sì. Che cos'è? Allora, dunque, e poi mi riallaccio anche alla domanda che hai fatto prima a te riguardo ai benefici. I ragazzi alla fine di questo percorso, grazie al fatto che OpenCom progetta le mobilità attraverso una metodologia che si chiama ECVET, ora è soltanto per dare un'informazione, alla fine del percorso ricevono un certificato che riconosce le loro competenze, conoscenze e abilità che hanno maturato durante l'esperienza, e questo le accompagna ufficialmente quando andranno a cercare lavoro. Quindi il loro curriculum, i loro curricula saranno accompagnati da questo certificato. L'altra cosa interessante è che questo certificato non vale soltanto nel nostro territorio, ma in tutti i paesi della Comunità Europea. Quindi questo è un beneficio. Scusami Massimo. No, finisci. Parlando di benefici, diciamo che questi progetti Erasmus Plus hanno benefici per i ragazzi, benefici per le scuole, benefici per le aziende, perché le persone che poi escono hanno maggiori capacità, conoscenze e abilità, come si dice, ma a mio avviso, ne parlavo anche ieri con Massimo quando si parlava della trasmissione, c'è un beneficio che è importante dal punto di vista politico, ma nel senso largo del termine. Questo mi ci ha fatto pensare una ragazza quando alla giornata dei 30 anni ha detto: io sono tornata e ho capito cosa voleva dire essere cittadina italiana, ma al contempo anche essere cittadina europea. E ho capito che essere cittadina italiana non vuol dire non essere cittadina europea, e l'inverso. A me questo mi ha fatto riflettere tantissimo, perché è un aspetto a cui non avevo pensato e che invece è molto importante. E la ragazza ha proseguito dicendo: ma guardate, una cosa bella, perché io sono andato in un posto che mi sono confrontata con tantissime altre gente completamente differente da me. Se mi fosse successo in Italia, forse probabilmente l'avrei viste in maniera, però lì era così normale. Dice: sono tornata in Italia e ho capito che le differenze non contano niente, e io mi sento italiana, ma mi sento completamente europea. Ma poi meno male che ci sono queste cittadine, differenze, viva Dio che ecco l'altra considerazione, e mi taccio, è quella che
A mio avviso l'Erasmus è un modo veramente unico, eccezionale per fare l'Europa partendo dal basso, quando basso è veramente un concetto, in questo caso, molto alto. Certo, perché sono i nostri ragazzi, questa Europa che fa fatica. Una domanda che volevo porre a Fabio, proprio mi riallaccio a quello che hai detto poc'anzi. Insomma, parlo della mia breve esperienza di aver frequentato una scuola in Inghilterra per imparare l'inglese nel lontano 1987, quindi si parla un di secolo fa. 30, sì, più o meno un secolo fa. E una delle cose che veramente mi arricchì dentro che vidi un popolo che aveva una consapevolezza all'ambiente superiore al nostro, cioè da certi punti di vista, oltre che di educazione civica. Ecco, questo riesci a essere consapevole solo se riesci a vivere lì o a studiare o a lavorare e non a viaggiare. Te ne rendi conto forse anche viaggiando, ma certo non in 5 giorni classici che si fanno nelle capitali europee, però rimanendo 2, 3, 4 settimane, un mese in un paese, ti rendi conto quanto sono avanti di noi da un punto di vista proprio della consapevolezza dell'ambiente, dell'ecologia e di quant'altro. Io, se la considerazione era anche una domanda, posso dire, rispondo con anche con una considerazione. Il confronto anche con chi fa meglio o chi fa peggio di te, quindi una visione critica, certamente, è quello che ti insegna certamente anche l'Erasmus nel momento in cui ti muovi, è importante per un aspetto che per noi di Est non è importante soltanto nei progetti Erasmus, ma in tutti gli altri progetti corporate che facciamo, è l'acquisizione della consapevolezza. Se sei consapevole, migliori. Se non sei consapevole, fai le cose senza renderti conto. I progetti Erasmus, per ritornare nello specifico, fanno proprio questo. Permettono ai ragazzi di acquisire una consapevolezza a 360 gradi, professionale, dal punto di vista dello studio. Angelo ha proseguito a fare l'università, dal punto di vista personale, come persona, ma come persona che sta in un contesto allargato, ecco, che non è soltanto quello della famiglia, perché proprio per una questione generazionale molti di loro ancora, sì, la cerca degli amici, ma il contesto a cui si riferiscono è quello familiare, e quello familiare. Qui espandono in maniera europea. Ecco. Dal punto di vista proprio del lavoro e delle competenze, il progetto Power Generation in che direzione andrà? Cioè, questi ragazzi che tipo di esperienza proprio anche lavorativa faranno in questo percorso? Allora, questo dipende molto dal settore di studio e della scuola da cui provengono. In questo caso vengono coinvolti istituti professionali e tecnici, meccanica, elettrotecnica, elettronica e quindi architettura, geometri, come abbiamo visto anche Angelo, quindi sono tutti percorsi dedicati agli istituti professionali. All'interno di questi percorsi i ragazzi hanno già acquisito delle competenze di base, quindi cosa succede? Che i ragazzi compilano il loro curriculum come riescono, vengono anche aiutati in questo perché molte volte è la prima volta che si approcciano a scrivere il proprio curriculum e dopodiché noi insieme al nostro partner all'estero, cioè una cooperativa, un'azienda che fa la stessa cosa che facciamo noi, però all'estero, fanno in modo di scegliere l'azienda più affine al percorso del ragazzo, alle esperienze anche del ragazzo, perché a volte i ragazzi si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro, altre volte invece magari hanno già esperienze estive, lavorative o di alternanza. E viene appunto fatto un match fra quello che è le effettive competenze di base e quello che poi l'azienda può dargli ai ragazzi. La cosa bella anche di questo è seguire che i ragazzi vengono seguiti nel percorso lavorativo dall'inizio, cioè da quando scrivono la lettera di motivazione dal curriculum, e questo gli aiuta molto perché comunque gli dà delle competenze anche future, e li segue in azienda perché c'è un tutor che segue le competenze, le capacità che i ragazzi acquisiscono nel percorso di crescita all'interno dell'azienda e lavorativo. Quindi ecco, poi è tutto studiato esatto, nei minimi termini.
una parola personalizzato. Personalizzato. Perfetto. Allora, siamo quasi in chiusura, sì. Noi dobbiamo far vedere una cosa molto importante. Sì. Ecco. Ce l'ha anche Arezzo TV, lo dico per dovere di cronaca, perché questo percorso che adesso spiegava Valentina, noi l'abbiamo vissuto, quindi sia Radio Fly che Arezzo TV, proprio in prima persona, perché siamo stati coinvolti piacevolmente. Insomma, anche estra? E anche estra, ovviamente, in questo progetto. Infatti noi avevamo proprio un... Tieni Massimo, questo così lo è. Facciamo vedere avevamo scelto all'interno della nostra azienda un tutor, questo ragazzo devo dire che ha frequentato con molto entusiasmo insomma i nostri studi e credo anche gli studi di Radio Fly. Tra l'altro ci diceva l'editore che si sono anche scambiati insomma gli auguri di Natale. Lo faccio io l'intervista, da dove arrivavano loro? Da Il nostro era spagnolo, mi sembra, dalla Spagna se non sbaglio, quindi sì. Era... Perché OpenCom si occupa anche appunto non solo di progetti che mandano ragazzi all'estero per esperienze di tirocinio, ma anche di accogliere ragazzi che dall'estero vengono in Italia. Esatto. Accogliamo ragazzi spagnoli, quindi, portoghesi, finlandesi. Le emittenti aretine sono... Sì, esatto, vengono coinvolte perché... Sono, appunto, diciamo così, stazioni Erasmus. Stazioni Erasmus, molto bene. Questo ce lo prendiamo e ce lo portiamo Frequenze a casa molto Erasmus. Volentieri. Frequenze Erasmus, bello. Esatto. Frequenze Erasmus. Allora, ringraziamo i nostri ospiti e poi salutiamo i nostri amici... Radio e telespettatori, quindi grazie a Fabio Frangipani per Servizio Comunicazione Corporate di Estra, Valentina Mariottini per OpenCom, l'abbiamo sentito nella prima parte, Angelo Costandini, e adesso invece ringraziamo Elisa Monaci, i nostri studenti che sono stati con noi. Questa puntata sarà, come diceva Massimo, in onda su Arezzo TV questa sera alle 21 e da adesso per le prossime puntate, quindi... Grazie per l'ascolto, grazie. Ci vediamo la prossima settimana. Esatto, giovedì puntuali alle ore 13 su Radio Fly e Arezzo TV. Grazie, arrivederci. Ciao, ciao. Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche. Con ospiti e approfondimenti. Sociale, ambiente, energia. Sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione. Esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13. E sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni. Con Greta Settimelli. Il programma è realizzato in collaborazione con Extra e Legambiente.